Solo 8 comuni su 28 hanno deliberato o stanno per farlo in favore dell'ex tribunale di Sala Consilina. E questo è il bilancio provvisorio dell'iniziativa promossa dagli avvocati Elisabetta Giordano, Silvana Viola e Sonia Alfisi dell'Associazione Giustizia Possibile e Tribunale di Sala Consilina. A distanza di un mese dalla proposta avanzata dall'associazione, i comuni che hanno provveduto alla richiesta di deliberazione sono stati Sala Consilina, Pertosa, Auletta, Montesano sulla Marcellana con delibere pubblicate e San Pietro Altanagro e Polla con delibere ancora non pubblicate. Il comune di Sant'Arsenio delibererà nella seduta del consiglio del 26 maggio e il comune di Sassano nella seduta del 27 maggio. Poi l'1 giugno, come comunicato dal sindaco Raffaele Accetta, dovrebbe toccare a Monte San Giacomo. Sulla vicenda interviene l'avvocato Angelo Paladino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consilina. Sì, ma non mi illudo, a parte tutto che l'abbiamo sperimentato altre volte, per ottenere le delibere dai sindaci, le delibere non hanno un grandissimo ruolo, dico, dopo l'esperienza che abbiamo fatto, ci vuole già tempo, ma oggi non è necessario fare voti, oggi è inutile, l'ho detto, non è più il tempo di fare voti, noi siamo a pochi giorni dalle decisioni finali della commissione ministeriale, o sono i sindaci capaci di andare a Roma con Vincenzo De Luca, con il presidente della regione e ottenere qualche cosa, oppure non c'è esigenza più di fare le delibere. Le delibere potevano essere fatte prima della soppressione, prima del settembre 2013, dopo ci volevano e ci vogliono azioni concrete.